Il 4 ottobre, siamo ancora all'inizio del mese, si festeggia uno dei più amati santi a livello non solo nazionale ma anche europeo, San Francesco d'Assisi, che nasce nel 1180 circa e muore il 4 ottobre, ecco perché lo si festeggia lì. In verità, San Francesco muore il 3, però nel Medioevo, Mario, muore alle 7 della sera, alle ore 19. Nel Medioevo il conteggio, diciamo, del tempo che Della passava giornata. già alle 7 della sera veniva considerata parte del giorno successivo. Ecco perché c'è questa diatriba se San Francesco sia morto il 3 o il 4. San Francesco, patrono d'Italia, addirittura nominato tale da Gregorio IX nel 1939, ed è patrono anche degli animali di compagnia, no? Cani, gatti, eccetera, eccetera. Una volta, anche nella Bassa, le donne, il giorno di San Francesco, fabbricavano un dolce particolare, molto legato a questa stagione, che sono i mostaccioli. Il termine mostacciolo deriva da mosto. Era un dolce che si faceva appunto col mosto dell'uva, che era quasi pronto, con del miele e con le mandorle tritate. Un dolce a forma di trapezio, no? Che veniva costruito, fatto e gustato anche nella Bassa Bresciana. Questa tradizione però si è molto praticamente persa. A proposito di dolci ottobrini, no? C'è anche il Sigo Sago e c'era anche una filastrocca bresciana che diceva: con del Sigo Sago salta fuori al mago, mi farai morire. Una storia che è di difficile Sì, interpretazione. c'era questo prodotto con lo zigozago che veniva fatto con il mosto appena schiacciato, con la farina, un po' di zucchero, veniva fatto bollire e poi lo lasciavano lì, raffreddava, diventava come un budino. Dopo, più avanti, facevano un altro prodotto che era il pain vi, Al panvi. però quello ci voleva il vino già più stagionato.